Quindi vedo. Sì. Ciao a tutti. Ciao. Allora, oggi postiamo un olivastro tutti insieme. Io insieme a voi. Voi guardate. Da domani potrò anche vedere i commenti che mi sto organizzando meglio e quindi riuscirò anche a rispondervi durante le lavorazioni. Ho intenzione di oscurare la cassetta perché e la fotocamera mi legge il bianco, per non bruciare il bianco mi sottoespone il resto della pianta. E quindi ora ci do un taglio su questa parte qui. Bisogna tagliare quella parte. Mi pare di non avere coltelli qua. Sentite tutti? Ciao belli! Ciao Nicola! Ok, perfetto! Ciao Andrea! Niente, devo tagliare, voglio dare un taglio a questa roba qui. Allora, una cosa che notavo prima è che la fotocamera, leggendo tutto questo bianco del polistirolo, sottoespone la pianta. Questa pianta qua è stata carrata un anno e mezzo fa, un anno e mezzo fa. E ha già subito uno step sui primari come filatura. Oggi voglio dare un'impostazione insieme a voi. Vediamo diverse cose, cose che io faccio, che utilizzo per fare questo tipo di lavoro. Caschi, ma dovrebbe essere ben radicata. Ok, allora questo bisogna, un pezzetto qua bisogna tenerlo per forza perché altrimenti la pianta scende. Perfetto. Perfetto. Vediamo se si vede bene. Questo dovrebbe essere il fronte. Funziona male il touch del telefono oggi ed è un vero casino. Non riesco. Eccomi qua. Sì. E mi è stato consigliato di coprire qua perché altrimenti viene scura l'immagine. E allora noi lo facciamo e lo faccio in diretta perché ne abbiamo parlato poco fa con caro amico, facciamo così, cerco di tenere, dopo vediamo un po' come fare, mi piace essere abbastanza ordinato e preciso.
Allora, questo è un olivastro che io ho cavato un anno e mezzo fa e ho ottenuto sempre con la solita tecnica che è quella di tagliare completamente la base e quindi questa pianta qui sotto a massimo a 2 cm di legna ancora, il resto è tutta radice. In questo momento, la cosa che io faccio prima di fare l'impostazione, ovviamente cercare il fronte, io ho scelto questo qua, la pianta si muove in questo senso, da qui, parte da qui e poi ritorna di qua. E quindi l'apice sarà posizionato in questa zona. Una parte fondamentale sarà coprire questo spazio che c'è dietro, che è troppo ampio, non si è sviluppata granché di vegetazione qua e quindi bisogna cercare delle soluzioni. In questo momento la pianta ha vegetato un po' ovunque, io l'ho fatta andare libera. Ora potto dei rami che a me non mi interessa a tenere, poi passo a una sorta di defoliazione che vi faccio vedere in modo tale che la pianta possa reagire eliminando, scartando tutte le foglie vecchie, producendo nuovi germogli che già sono pronti a spuntare in queste zone qui. Ci metto il dito dietro, non so se si veda. Questo è il lavoro che faccio da subito. Ci sono tanti rami che si sono sviluppati per i fatti loro. Noi e io li elimino. Seguo l'impostazione che avevo già dato in precedenza. Ci sono anche dei rami posizionati in modo un po', diciamo, originale. Ma essendo uno Yamadori, tutti gli Yamadori sono piante che hanno una storia a sé e quindi certe regole bisogna anche dimenticarsele. Adesso vediamo un po' come fare. Mantengo ovviamente i rami utili e gli altri li eliminiamo. Eliminiamo i rami doppi. Quelli ovviamente in posti un po' come si può dire dove non dovrebbero esserci. Diciamo che se abbiamo già questo qua e questo è un ramo anche qui, sono belli rigidi, questo ramo io lo elimino perché non mi è utile. Questo è troppo basso. Qui c'è un germoglietto e lo eliminiamo. Via dicendo si agisce in egual maniera su tutta la pianta. Spesso alla base, questo è un comportamento dell'olivastro, alla base dei rami primari si nascono dei nuovi getti e ovviamente vanno tolti. Perché non ci interessa che partano dei rami dallo stesso punto. Non c'è neanche tante, non ci sono neanche tante cose, quindi si fa in fretta a fare questa operazione. La pianta non è provvista non ha una gran quantità di rami da potare, quindi ho scelto questa appositamente perché avevo già fatto uno step su questa qua. Così il risultato finale è un po' più carino rispetto a una pianta vergine. Ci sono anche piante, ne ho anche alcune su cui devo fare il primo step e magari le vediamo i giorni successivi. Tanto da quello che ho capito, la quarantena non durerà poco e quindi c'è la possibilità di lavorare altre piante sicuramente. Ecco questi rametti che nascono.
Oggi la luce è un po' più scadente perché non c'è tanto sole. Sinceramente ci sono anche molti negozi chiusi, quindi non riesco ad andare a comprare un faretto. Le spedizioni non sono puntuali, anzi in alcuni casi non lavorano, quindi non ho possibilità di poter acquistare delle cose necessarie. Allora, dopo che togli tutti i rami che non intendi filare, io prima di fare la filatura di impostazione, elimino quelle foglie che hanno già un germoglio presente alla base e in questa maniera, subito dopo questa è una foglia anche vecchia, di un anno e mezzo, e la tolgo. Quindi faccio una sorta di semidefogliazione o defogliazione, diciamo, intelligente, perché non è totale, è parziale e la si effettua solo dove ci serve. Qui c'è un germoglietto, ma qui siamo in apice, ci può servire. Questo tipo di lavoro lo si fa sia sull'olivastro, io lo eseguo identico anche sul mirto e sulla filirea, indistintamente, seguendo sempre la stessa regola, che è quella di dare spazio ai nuovi germogli di potersi sviluppare. Qui ce ne sono parecchi, quindi tra l'altro questa semidefogliazione stimola la pianta a crescere in modo più vigoroso. Ovviamente deve essere accompagnata da una ottima coltivazione, altrimenti non si muove come vorremmo. Quindi queste sono tutte foglie comunque indesiderabili. Spero si vedano, hanno dei germogli alla base. Sicuramente questo ramo non lo utilizzerò tutto, non lo filerò completamente, però lo lascio per far sì che l'apice ingrossi ancora di più. Ha già un buon spessore, è cresciuto bene, non è più verde. Ha una buona texture, già un pochettino matura, una di quelle caratteristiche che cerchiamo, insomma, sui rami, sulle piante. Questo è un lavoro un po' lunghetto, avrei potuto farlo anche prima, ma questi giorni siamo in videoconferenza un po' con tutti per cercare di farci compagnia, di scriverci, e quindi va così. Alla fine, con questa attività, con queste dirette, mi sono, insomma, impegnato tutta la giornata. Spero che anche voi stiate riuscendo a passare bene le vostre giornate, chi in famiglia, chi addirittura qualcuno in solitudine, e quindi la scritta là dietro è sempre dedicata a chi pensa di essere solo, ma in effetti nessuno di noi è veramente solo. C'è sempre, o c'è la nostra persona, che o siamo noi abbastanza forti, o c'è qualcuno che ci sostiene, dai. In una maniera o nell'altra bisogna riuscire a sostenerci. È un lavoro un po' lunghetto, però va fatto. Foglie vecchie, foglie che stanno alla base dei rami, foglie che presentano germogli latenti o che stanno per vegetare. Anticipiamo la caduta, come in questo caso. Qui c'è un germoglio e io lo libero. Non so se si senta quando arrivano chiamate, fa ridere, perché. Allora, se vi interessa un argomento in particolare,
Non scrivetemi in privato, scrivete qua nei commenti. Questo perché altrimenti, che già questi giorni mi state scrivendo in tanti e quindi non riesco a stare dietro a tutto, preferisco leggere qua sui commenti e poi vedere l'argomento da trattare e cercare di svilupparlo al meglio. Scrivete nei commenti. Ecco qua, si vede, qui c'è un germoglio alla base e quindi questo è il lavoro ideale da fare. Eliminare subito le foglie che si trovano in quel punto. Questo è sicuramente troppo lungo. Questo va eliminato direttamente qui perché si trova nella biforcazione. Così. Qui abbiamo qualche foglia. Anzi no, è un altro germoglio. Così. Foglie vecchie. Qui abbiamo un germoglietto. Ci sono tre rami. Qui abbiamo tre ramoscelli, quindi ne lasciamo due. Qualcuno si è stupito che ci sono maestri giapponesi che lasciano tre rametti partire dallo stesso punto. Per ottenere una pianta con delle chiome come quelle super compatte, a volte bisogna agire in quella maniera, lasciare anche tre rami che partano dallo stesso punto, anche se poi si crea un rigonfiamento. Il rigonfiamento si può trattare, si può ridurre andando realizzando qualche zona secca. In questa defogliazione che sto facendo non serve assolutamente per rimpicciolire le foglie. Questa defogliazione serve per stimolare subito una pronta vegetazione della pianta e per far sì che io possa mettere anche il filo in modo corretto, ovunque, in modo scorrevole, altrimenti comunque ci sarebbero troppe foglie. Ecco queste che ci sono, le ascelle qua, non so, spero che si veda qui. Questo lo eliminiamo, queste foglie qui, questa è la base di tutti i rametti. Quando dovete impostare un olivo, un olivastro, una filirea, un mirto, qualsiasi latifoglia, sia sempreverde che caduca, conviene liberare la base dei rami dalle foglie, anche perché hanno praticamente terminato la loro funzione. A noi ci servono foglie nuove e che facciano un'ottima fotosintesi, non così, che sono foglie vecchie, come questa fogliolina vecchia. Lavoro un po' lunghetto oggi, spero che alla fine vi possa piacere, il risultato finale sarà sicuramente carino. Qui avevo già fatto un primo step. So che non si vede quello che sto facendo adesso, però è solo una ripetizione. Adesso cerco di velocizzare anche un pochettino. Per fare questo tipo di impostazione io utilizzo il filo di alluminio come tutti quanti, però ricoperto di un nastro di carta e carta crespa cerata, ricoperta di cera. Questo perché in questa maniera posso tenere il filo più a lungo e nel momento in cui incide il ramo non ferisce il ramo stesso. Quando togli il filo ti rendi conto che dove c'era il nastro la pianta ha cicatrizzato perfettamente e quindi è una cosa ottima. Adesso ve lo faccio vedere.
pianta una bellissima base, tutta accortecciata. Queste casomai le toglierò dopo, anche perché vediamo, magari dopo decido di potare, quindi non è utile che io in questo momento stia a defogliare proprio tutto, tutto, perché magari mi viene in mente di potare qualcosa che adesso sto defogliando e poi dopo mi ritrovo che ad aver fatto un lavoro un po' inutile. Ok, ci siamo quasi. Ecco, se avete domande sulle vostre piante, scrivete nei commenti, dopo le leggo. E magari rispondo direttamente sul vostro commento. Da oggi facciamo così, che diventa tutto più semplice per tutti. Qui le parti secche non sono mai state lavorate e quindi la parte di secco la possiamo vedere anche in un'altra diretta, solo che durante la diretta io posso far vedere lavorazioni di secco esclusivamente fatte a mano e spiegate. Lavorare il secco ci vuole tantissimo tempo, è una pratica molto lenta, ci vogliono giorni per fare bene le parti secche, per lavorarli bene, quindi sarebbe impossibile starli a farlo in diretta. Ecco, quindi nel caso poi spiego come fare e in diversi giorni vediamo i risultati ottenuti. Qui c'è un pochino di cocciniglia perché questo ramo stava completamente in ombra e quindi niente, c'è un pochetto di cocciniglia. E provvederò a girare più spesso la pianta. Ok, arrivati a questo punto, io utilizzo, dove l'ho messo? Vediamo un po'. Eccolo qui. Questa si chiama guttapercha. Elena Moretti. Ciao a tutti, questa si chiama guttapercha, è un nastro cerato che usano i fioristi per fare i mazzi di fiori. Io con questa rivesto il filo con cui avvolgo i rami primari, perché è il filo che deve stare più tempo sulla pianta, infatti qua i rami hanno dei segni di filo. Dopo casomai stacco il telefono così vediamo, vi faccio vedere nei particolari quando ho finito l'impostazione. Questo mi serve per far sì che poi io non abbia i rami troppo incisi oppure feriti dal filo. E cosa faccio per prima cosa? Per prima cosa, in genere parto dai rami che più caratterizzanti della pianta. Quindi si potrebbe partire da questo ramo qui, che secondo me è un ramo molto importante, anche se sta in mezzo alla pianta, non è esterno. Perché questa pianta qua ha uno stile abbastanza, è contorta, uno stile abbastanza estremo. Quindi per me questo è il ramo più importante. Questi cresceranno molto vicini al tronco. Invece questo deve venire più fuori. Poi come zone importanti abbiamo questo qua con cui si forma l'apice e questo ramo che dà il movimento a tutto l'esemplare.
Quindi i rami che io imposto per primi sono sempre questi. Il ramo che secondo me è più importante di tutta la pianta, che dà carattere, e poi quello di movimento è l'apice. E poi imposto, filo e imposto tutti gli altri. È sempre il mio modo di fare. La guttaperca la userò non ovunque, non su tutti i rami. Qua ci vuole perché voglio tenerlo un pochino più basso, ecco. Sì, così. Quindi ci mettiamo, utilizziamo sempre il filo più adeguato che ci permette di fare quel genere di piegare quel genere di ramo. Questi due sono uguali. Sì, usiamo questo. Allora, fosse singolo non andrebbe bene, ma ho intenzione di usarlo doppio. E poi il continuo andrò a filare sia questo ramo che questo che è cresciuto dopo aver filato l'altro. Quindi mi prendo, diciamo, facciamo una sorta di misura. Io faccio così, abbondante. Si riveste il filo. In questa maniera. Oggi magari la facciamo lunghetta la diretta se vi va, tanto poi chi vuol stare sta, chi non vuol stare può guardarla in differita, poi anche evidentemente saltare le parti più tediose, più noiose. Là dietro abbiamo anche un altro ramo che a me piace parecchio, fatto così. Questo è più lungo. Non dovrò piegarlo parecchio questo, quindi anche se non si riesce a metterlo super aderente sul ramo primario, non è un problema perché non devo fare una grossa piega. Questo è già troppo grosso per lui, andrebbe sostituito. Adesso vediamo come procedere. Così abbiamo l'altro, che seguirà il movimento. Dopo vi faccio vedere, è solo ancorato dietro.
facendo in questa maniera si riesce a tenere molto a lungo il filo sui rami senza che essi ne soffrano. Ho fatti giusto giusto così. Una volta la pinza, possiamo usare anche questo per finire di dare una piega qua. Così. Così. È un lavoro molto lungo, quindi state tranquilli, mettetevi comodi. Io oggi questo faccio e questo porto a termine. Spiegherò delle altre cose. Questo è un ramo che deve stare un po' più in alto per creare un altro palco qui e avere movimento. In questo momento lo lascio così. Non finirò di filarlo, di impostarlo. Qua ho delle gemme che mi interessa far venire fuori perché saranno i rami secondari. Qui lo alleggerisco e basta. E lo lascerò libero di crescere. Tutte le foglie che crescono verso il basso le eliminiamo perché non sono utili, anche se producono germogli, poi anche quelli vanno eliminati. Procedo alla termine della filatura. Oh, questa cosa che dovevo stare a casa a me pesava sinceramente un pochino. Questo filo è troppo grosso. Farle dirette e di tenerci compagnia in questa maniera. Vabbè. Vabbè, tanto dobbiamo usarlo. Ci sono degli ancoraggi che si fanno, ancoraggi tecnici per poter proseguire da un filo grosso ad uno più fine. Ve li farò vedere in dettaglio come termino ma magari ne parliamo anche domani, perché visto che l'argomento è piuttosto, cioè il lavoro è piuttosto lunghetto, piuttosto lungo. Possiamo parlare anche domani. Domani vi spiego tutto quello che ho fatto e come e quali sono le scelte che mi hanno portato ad agire in una maniera piuttosto che in un'altra. Su quello ok, abbiamo quest'altra. Questo rametto qui, si cerca sempre di ancorare il filo in una certa maniera. Possiamo accavallare col filo fine, possiamo accavallare sul filo grosso dove ci sembra più necessario, perché tanto sarà il primo poi a dover essere tolto il fino, e quindi non ci sono problemi se in un punto accavalliamo. Questa pianta non deve andare in mostra e quindi non dobbiamo per forza di cose fare una filatura perfetta. Ecco, anche qua l'ho messo doppio, quindi spesso anziché utilizzare un filo di grosse dimensioni preferisco usarne uno un po' più fino
metterlo doppio. La posizione a me piace parecchio, seguo lo stile che ho scelto di impostazione, così dando sempre movimenti sinuosi, movimenti sinuosi sono una parte fondamentale della filatura, dell'impostazione. Una volta che ho creato questo ramo qui, di qua lo voglio far ispessire, ma poi sarà corto di qua e più lungo di là, perché tutta la pianta voglio che sia bilanciata più che altro verso sinistra. Adesso possiamo tranquillamente continuare qui. Questo non gli metto il nastro perché è abbastanza fine e lo toglierò anche abbastanza presto, quindi non c'è bisogno. In genere io il nastro verde lo utilizzo durante la prima impostazione e se non tengono i rami grossi, dei rami grossi, dei rami primari, solo su quelli e basta, non lo faccio su tutta la pianta perché non ha senso. Al tempo poi di riprendersi e di vegetare perfettamente. Scegliamo una buona lunghezza che ci consenta di così. Stiamo attenti a non schiacciare i germogli, non schiacciare i rami, non schiacciare foglie, fare il filo, metterlo anche bello aderente, non lasso. Qui per filare questi due io preferisco passare ad un filo più fine perché farei un cattivo lavoro con questo perché è già troppo grosso. Quindi si passa ad un filo un po' più fine, quello che avevo prima, forse. Sì, questo qua. Questo va benissimo. Si segue sempre il filo precedente in questa maniera, chissà se si vede. Così. Così. E poi si prosegue. Una volta che finito di filare anche questo, non ho più quell'effetto bilancia. Qui approfitto della presenza di un piccolo moncone che ormai io lascio non a caso, in modo tale da poter ancorare il filo qui, giusto, così. Qui è molto largo, ma basta così. Cerco sempre quello fino che puntualmente cade. Ora avvolgiamo questi due, anche se fa un pochino di bilancia non è un problema perché riuscirò lo stesso a posizionarli dove voglio. Facciamo una cosa, se riesco. Qui ci sono due germogli. Vediamo un po' se riesco ad avvicinare.
così. Bene. Così, qua. Ah, ecco. Ho sbagliato. È questo. Sì? Questo qui. Ora, cosa faccio su questo ramo? A me bisogna cercare di accentuare le curve, quindi sali scendi, come sto facendo in questo momento, così, così, su tutta la lunghezza, in questa maniera, dando movimento a tutti i rami, quindi non si lascia una singola parte che sia dritta. Questo perché le piante vecchie non presentano, difficilmente presentano rami dritti, e quindi noi il filo lo mettiamo proprio per questo motivo, per dare sinuosità. Qui ci sono due germoglietti che a me interessa dare, far crescere subito, e quindi tolgo le foglie e loro si svilupperanno velocemente. Adesso io proseguo tutta la pianta, ci vediamo dopo, quando l'ho finita mi ricollego, se non è troppo tardi, non penso di metterci tanto tempo, anche perché stando zitti, insomma, senza parlare, senza dover spiegare, si va più veloci. Che dite? Ci vediamo dopo. Ciao Michele, ci vediamo dopo con la pianta terminata e vi spiego bene i lavori che ho eseguito sopra, nel dettaglio, ramo per ramo, l'impostazione, tutto quanto. E vi saluto, ci aggiorniamo, vi la saluto tutti e 36, ci aggiorniamo dopo. Adesso ci metterò, non lo so, mezz'oretta, 40 minuti per fare tutto quanto. Ci vediamo tra un po'. Ciao ragazzi, grazie.